Ed eccoci qui, giunti in America, dopo sole 5 ore di ritardo, grazie alla nostra compagnia di bandiera ITA Airways. Grazie ITA Airways per averci fatto fare così tardi. Prima giornata all'insegna di musei, MoMA Museum. Questa è un'installazione con uno schermo in una risoluzione incredibile, davvero ipnotico questo schermo, sarei stato a guardarlo per ore e ore. Adesso una carrellata di varie installazioni che abbiamo trovato quella mattina. Tornare al MoMA per me dopo 10 anni è stata davvero un'emozione unica, sono stato troppo contento di tornarci. Questa è un'installazione stupenda, un vero inseguimento nella zona di Harlem da parte della polizia locale. Cioè, scusate, ma quanto cazzo è bello JFK! E qui io che continuo ad essere ipnotizzato da questa stupenda installazione. Diciamo che il clima non era dei migliori, infatti i primi 2 giorni abbiamo trovato pioggia e vento, nonostante il clima fosse molto afoso. Pronti per il Guggenheim Museum. Questa è stata la mia seconda volta qui, anche qui ci sono stato 10 anni fa, esattamente 10 anni fa. Devo dire che anche questa volta, struttura a parte, le installazioni mi hanno lasciato un po' a desiderare. L'ultima volta c'erano addirittura delle installazioni su Mussolini e il fascismo in Italia, cioè, incredibile.
usciti, grande passeggiatina a Central Park, dove purtroppo niente, anche qui vento, accenni di pioggia non ci hanno lasciato tranquilli. Stavamo alla ricerca di animali non ben identificati tra roditori e soprattutto topi. Come potete vedere, momento National Geographic, c'era praticamente questo scoiattolo che si era impallato davanti a noi e niente, è stato lì praticamente un quarto d'ora, curiosissimo. Pomeriggio molto più soleggiato, abbiamo fatto una bella passeggiata sulle Highline, una vecchia ferrovia dismessa hanno convertito in una passeggiata con dei giardini bellissimi. Diciamo che abbiamo sfruttato la giornata e il clima favorevole sulla serata per farci una passeggiata di penso più o meno 25 km ininterrotti. Abbiamo percorso più o meno una mezza maratona. Workout mattutino dalla metro per andare a Coney Island, grandi esercizi svolti all'aperto. Ed eccoci qui a Coney Island, e anche qui il tempo non è stato dalla nostra parte, purtroppo vento, pioggia soprattutto e cielo nuvoloso tutta la giornata. Qui rapide dronate sulla parte dove ci sono le giostre. Qui grande aneddoto, diciamo che per fare questa clip su questo campo da baseball stavo tornando indietro verso la mia postazione e in pratica c'è stata una collisione con il drone con credo un piccione, un gabbiano, non lo so, quindi ho rischiato di mandare in fumo tutto quanto. È stato davvero adrenalinico vedere dal joypad la ripresa tutta sgranata che stava praticamente precipitando il drone. Poi fortunatamente non si sa come è riuscito a ritornare in quota e tornare alla base sano e salvo. Eccoci qui al Summit One, questa per me è stata proprio la prima volta in assoluto, anche perché quando ero stato 10 anni fa non era stata ancora ultimata come costruzione. Un grattacielo davvero imponente e ricco di spot per Insta, foto e stories, anche se purtroppo era davvero strapieno di gente, ma penso come qualsiasi giornata. Quindi diciamo che dovevi un po' fare a botte con dei cinesi incalliti e gente asiatica che stava lì buttata per terra per mezz'ora per farti una foto decente. Però diciamo che il panorama era davvero mozzafiato.
Eccoci al ponte di Brooklyn. Finalmente il tempo ha iniziato ad assisterci. Una bellissima giornata di sole. Condizioni adatte per una bella dronata e vedere, diciamo, dall'alto questo spettacolo. Questa per me è stata la prima volta che l'ho percorso a piedi da una parte all'altra e diciamo che il caldo si è fatto sentire, che da prima, i primi giorni, il cielo era comunque coperto da nuvole e pioggia, invece diciamo che in questa giornata si sono sfiorati, penso, i 45 gradi, un sole cocente. Ed ecco il vessel. Questa struttura anche non l'avevo mai vista perché non era ancora stata costruita l'ultima volta che sono stato in America. Diciamo una struttura bellissima quanto totalmente inutile, non c'è praticamente nulla all'interno, però davvero davvero meritevole. Reggie Smith, anyone that was my age in those days, you imitated Reggie Smith. E qui siamo alla volta del tour guidato per la Statua della Libertà su un battello con un signore davvero simpatico, ha tentato di intrattenerci per quasi 20 minuti con battute che non facevano ridere assolutamente. Ecco la sua maestà, la Statua della Libertà. Una rapida carrellata dal battello, sempre bella, sempre iconica. Qui un workout a Times Square e qui una doverosa tappa al Memorial Museum dell'11 settembre. Ho assaggiato la bevanda di Logan Paul e devo dire niente male. Qui l'ultima uscita notturna prima di tornare in Italia da un super rooftop, il Purple. Ed eccoci qui al JFK Airport per tornare in Italia. Fortunatamente questa volta la nostra compagnia di bandiera è riuscita a farci partire senza ritardi, senza farci stare in aeroporto 5 ore. Grazie Ita Airways, a mai più.
cazzate a parte, grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo vlog.